Non l'ho detto alla fine del video scorso perché ero esausto e volevo morire, ma sì, hanno anche spoilerato, hanno rivelato totalmente in anticipo il fatto che Kite Sith è un dipendente. Vabbè, ok, ovviamente non è davvero lui dipendente, ma cioè penso l'abbiano capito anche loro, che ovviamente è un pupazzo, è una creatura strana quella che è, comandata in qualche modo da un dipendente Shinra. Non solo quindi hanno completamente cancellato una rivelazione del gioco molto importante per questo personaggio, non solo hanno cancellato questa cosa, ma è anche assurdo che nessuno dei personaggi, nessuno ormai, quanti sono a parte ovviamente il gattaccio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gli altri 6, nessuno di loro ha detto nulla del fatto che questo è un dipendente della Shinra. Tutto ciò non ha assolutamente senso. Poi Kite Sith ha anche detto... sai, ti dico, nel frattempo iniziamo a incamminarci, perché fuori camera io so fatto tutte le scemenze delle torri, tutti i filler, le gran cavolate. Sono anche pronto per affrontare Alexander, ma lo farò più avanti, per ora vediamo di giocare un pochettino, proseguire un po'. Ah, bella ambientazione. Ah, sì. Perfetto, così vedete entrambe le cose. C'è il comando in basso a sinistra, alza statua, tieni premuto. Ecco. Perché c'è non so quale quest con i Chactus, che hanno delle loro case, so quelle robe lì verdi. Me ne può fregare di meno, quindi sti cavoli. E c'è un gigante, come potete vedere, che cammina nel deserto. Non so neanche qual è il senso di sta roba. Avvicinandomi sparisce. Spunta in più punti della mappa. C'ha la faccia tipo da leone. Non so qual è il senso di sta scemenza. Ah, nella mappa ogni tanto si vede, dipende verso dove mi giro. Spunta sticona, cerca i Johnny alle cascate di Costa. Pratica in passato tornando indietro. Vedete, c'è l'icona verde lì in alto nella bussola. Ogni tanto quando mi giro, ecco, cerca i Johnny alle cascate di Costa. Un po' difficile da leggere la scritta perché è in bianco. Comunque, si è attivata sta quest. In pratica Johnny è rimasto stoppiato. Sono rimasti i cloni ninja di quando Yuffie ha fatto quella roba. E quindi c'è sta quest secondaria per andare a risolvere sta roba. Ovviamente non l'ho fatta, ma è solo rimasta l'attivazione di sta cosa qui. Sta roba del gigante pure non ho idea di che cosa sia, la roba degli Actus. Raga, secondo me faccio anche un grandissimo favore a sto gioco. Ok. Faccio anche, secondo me, un gigantesco, a proposito, favore a questo remake non facendo le quest secondarie. Perché secondo me noterei ancora più scemenze secondarie, ovviamente, appunto, questa secondaria, ma comunque ne troverei un casino, quindi è pure meglio così per il gioco. Poi, altra cosa che ha detto Kite Sith, ha detto, adesso non ricordo la frase di preciso, ma una roba tipo... voi siete diversi. In pratica è un'anticipazione anche questa, spoilerosissima. Cioè non spoilerosissima, ma totalmente fuori contesto rispetto a come avviene l'originale. Reeve inizialmente si infiltra come spia e poi, vedendo da vicino come si comportano Claude e gli altri, cambia idea su di loro e si mette dalla loro parte, per così dire. Poi c'è tutta la scemenza del tradimento e poi ricatta tramite Marlene ed Elmira. Però la frase "ho cambiato idea su di voi" ha senso in quel contesto, che è senza senso, ma lasciamo perdere.
Invece qui è una frase completamente a caso. E anticipa, cioè quindi Kai Tsit non potrà in futuro dire questa frase, perché l'ha detta adesso a caso. Vabbè. In realtà non vabbè, ma vabbè. Facciamo un po' di off-road selvaggio, come non detto, mi conviene cercare un punto dove attraversare. Ah sì, c'è sta cosa fantastica che... Vedete, ossia andare dove stracaspita ci pare. Sto coso è indistruttibile. Gongaga's just past these shallows. Gongaga? Calla, adesso prepariamoci perché chissà quante scemenze avranno fatto questo posto. Zack. Indeed it is! Hold on, little Miss Carsick. We're almost there. Hooray! Think I'm gonna hurl. Bit overgrown for the poor old buggy. We'll need to carry on foot. Oh, I meant to say, there's a village up this way. Fancy popping in? The reactor's not going anywhere, and I bet we could all do with a wee cat nap, eh? Sure, let's. Cloud? You okay? I feel like I've been here before. A me preoccupa Cugiata. In realtà nell'originale si trovava molto più avanti, ma anche tante altre evocazioni hanno modificato il tempo e il luogo in cui uno le trova e sinceramente va bene. Comunque a me mette un po' di paranoia sta frase di Claude. L'impressione di essere già stato qui. Cosa che nell'originale mi pare proprio che non dice. Ho la paranoia perché? Perché già io penso a perché possono aver messo sta cosa. Perché Claude ha qualche vago ricordo di quando era ancora comatoso ed è stato portato qui da Zack durante la fuga dopo i 5 anni, durante la fuga da Nibelheim. Se il perché di questa frase è questo, è una cavolata. Perché nell'originale Claude e Zack non passano da Gongaga, è una cosa di Crisis Core. Se il motivo è questo, se invece gli sembra familiare perché tipo ha i ricordi di Zack in lui, beh, non ha comunque senso, perché Claude ha mescolato la sua vita con le cose che gli ha raccontato Zack. Ma non le esperienze vere e proprie vissute con gli occhi e il corpo di Zack. Quindi al massimo Claude dovrebbe riconoscere il nome, se tipo avesse questa influenza, se si ricordasse di Zack che gli aveva parlato di Gongaga. Ma non potrebbe percepire questo posto come familiare, come se ci fosse già stato. Hanno fatto proprio bioma da giungla. C'è da perdersi per caso? Oh caspita, tutta un'altra zona gigantesca, eh sì. Che bello, dovrò andare a esplorare. Cavolo, c'è molto, molto da camminare. Foresta di Gongaga. Purtroppo siamo a piedi, ragazzi. Ah.
Hey, Kate. What is it? If you're serious about wanting to be our new best friend, how about giving us some insider info? Ma quanto è scema sta cosa? Non ce la faccio! Cioè, loro si fidano, ma è ancora più stupida dell'originale. È incredibile! Ragazzi, è no, io non ci posso credere! Non è possibile! Sono davvero riusciti a fare una cosa più stupida dell'originale per quanto riguarda questa cosa di Kate Sith. Non è possibile, e invece sì, ci sono riusciti. No, è incredibile. No, io vi giuro, sono scioccato. Cioè, nell'originale si unisce un pochettino a caso, e quindi vabbè, poi pian pianino lo fanno partecipe della loro storia. Anche qui si unisce a caso, ma sanno che è della Shinra? E che quindi potenzialmente loro, che sono ricercati, eccetera, eccetera, magari stanno venendo spiati, si fidano e gli chiedono a lui di fare da spia della Shinra. Cioè, hanno completamente ribaltato la situazione ed è... No, è veramente deficiente sta roba. Nemici lievito, perché tanto sicuramente faremo un po' di battaglia adesso, un casino. Boss inventati, eccetera, eccetera, quindi... No problem. Sicuro è qui la musica tipo indiani d'America. Non la capisco. President believed that bigger was always better. Small went against his philosophy. Knew him well, huh? Some 9-to-5 nobody you are. Sure your name ain't Stamp? Pretty sure, aye. Might wanna check. No, è ridicola sta cosa, perché... Cioè, ci scherzano anche sopra. Cioè, loro sanno che è della Shinra. Sanno che può essere una spia. Glielo dicono anche, però sono tranquillo. No, io non ce la faccio. Io non... Cioè, come sono riusciti a fare una cosa così stupida? Cioè, semplicemente non dovevano dire che era uno della Shinra. Ma che era un coso, una creaturina strana che lavorava al Gold Saucer. E niente, ci saremmo evitati tutte queste situazioni. Cioè, io davvero non ho... Ho il cervello in sovraccarico, non... Ma che cazzate! Come along! The village of Gongaga awaits! It's about time! I'm freaking starving! Maybe our lucky food will be on the menu. Are these? They are! Gongaga mushrooms! They may be hard to come by in Midgar, but here? Here you can't move for the blasted things. Wow. Passing through? You. What? Nothing. For a second, I thought you were someone else. Non mi dite che è chi credo che sia. Who are you people? Aye, you'll do. More importantly, why are you here? Not to survey the reactor, I presume. Ach, no, just to study it. We're on a wee field trip, you see?
wished. Well then. Oh. Welcome to Gungaga. I'm Sisne, Coalition Eccala. Captain. And sorry, didn't mean to startle you before. Just doing our jobs. Back to your posts. Ma'am. You'll get a clear view of the reactor from that hill. Make sure to pay your respects, though. Of course. Come on. Sisney, Turx inventato in Crisis Core, forse presente anche in Before Crisis, e questo tema musicale in sottofondo è uno di quelli di Crisis Core, forse uno di quelli principali. Quindi tutta sta parte già fa ribollire il sangue. C'era da aspettarselo però, perché non serviva essere Nostradamus per immaginare che la parte di Gungaga sarebbe stato un festival dell'autoerotismo per i fan di Crisis Core, e quindi eccoci qui. Quindi me lo aspettavo, ma questo non sminuisce ovviamente la gravità di ogni singolo passo che faremo in questa parte infestata di chissà quante cazzate, ancor più che da funghi. Poi, lei era, presumo, una dei Turk. Crisis Core poi non si vede più, e neanche in altri spin-off. Quindi, boh, o la sua storia inventata, di cui non ce ne può fregare di meno, è proseguita in qualche altro spin-off, magari di quelli recenti, e io non ne so nulla. O comunque, è chiaro che non fa più parte dei Turks. Però da come ha interagito con Kaizit, sa che è un pupazzo di Reeve, quindi sa che è una spia della Shinra. Lei prima ha detto, ah, non siete qui per perlustrare il reattore, quindi forse adesso ha abbandonato la Shinra, vive da non lo so, persona normale in armonia con la natura, che ne so, difende sto posto. Non siete qui per il reattore, quindi forse non siete della Shinra, ma allora perché dovrebbe tenere segreta a loro sta roba che Kaizit è una spia della Shinra? Ed è chiaro, da come hanno interagito l'ha capito, e Kaizit gli ha fatto col dito così, tipo shh. Perché dovrebbe tenere segreta sta cosa se non sta più con la Shinra, come è chiaro, perché non è più una Turks? Quindi anche sta roba non ha senso. Magari è presto per dirlo, magari per questa cosa nello specifico c'è una spiegazione sensata, magari sì, ma la sua stessa esistenza è comunque il male. Our village is a quiet one, as you can tell. Let's keep it that way. Don't get a lot of visitors, what with the jungle. Can't even remember the last time, but that's part of this place's charm, I suppose. Ah, altra cosa, lei prima ha detto ti avevo scambiato per un altro. Questo perché in Crisis Core, quando Zack scappa con Claude, passa per di qui. Anzi, prima di arrivare qui, mentre è in fuga, incontra lei. Ovviamente episodio che non succede nell'originale, ma qui stanno integrando questa cosa, e lì la roba mi fa incazzare. Quindi lei riconosce Claude, o crede di riconoscerlo, non è sicura, o l'ha riconosciuto effettivamente ma non dice niente perché boh, perché l'ha effettivamente visto, ma non nell'originale, nel caspita di spin-off di Crisis Core, adesso integrato in questo remake, che doveva essere l'occasione per raccontare la storia del set, e invece eccoci in questo delirio. Mm?
Thank you. So what is this? 3 years ago, the reactor here suffered a catastrophic failure. It was old and couldn't handle the stress. It needed maintenance, which Shinra never provided. And then one day... So, they're cheap as well. This was the company's way of trying to make amends. I'm surprised they even made the effort. And thanks to the hard work of our people, Gongaga rose from the ashes, right? That's nice and all, but one memorial doesn't buy a solution. Ah, di sicuro è stato Reeve. You guys must be tired. I know you've got things to do, but if you wanted to rest up... Wouldn't they say no? My house is just down there. Got an open door policy, so feel free. Woohoo! Don't mind if I do! I'm, gonna take a look around. Seriously, get some rest, okay? Ok, se è come ho intuito io, sto monumento e magari anche qualche altro aiuto economico l'ha fatto per venire Reeve. Lei lo sa, lei che adesso vive questa nuova vita pacifica e quindi è per questo, per un senso di fedeltà nei confronti di Reeve, non vuole dire a loro... ma lo sapete che questo gatto è manovrato da Reeve? Quindi questa cosa, se la sto interpretando bene, se è come penso io, ha senso, quindi, perché non gli ha detto di Kaizit. Tutto il resto che ho detto rimane comunque valido. Comunque sì, raga, è un dettaglio, ma tanto sti cavoli, sottolineiamo pure quello. Quanto è stupida sta roba di tutti fermi a pregare? O magari anche chi non... mi pare Claude, ad esempio, non si è messo a pregare. Però quanto è stupida sta roba? Di Yuffie che guarda in giro, vede gente che prega e tipo non capisce. Cioè, ho capito che ha 15-16 anni, ma cioè quanto devono dipingerlo deficiente questo personaggio? Cioè, sei in un posto del genere. Vedi le persone che si mettono a pregare e tu ti guardi intorno tipo... Oh, ma che cosa sta succedendo? Non capisco. Cioè, la dipingono veramente, veramente deficiente. Today I'm going to teach you about an important part of our history, about the terrible accident. Telling species apart can be difficult. What looks like a Gongaga mushroom may in fact be poisonous. For me and my nose, the difference is obvious, but for someone like you, well, let's find out. Which of these do you think they are? Mica li ho visti. Di sicuro non quelli al lato sinistro. Quelli sembrano più violacei. Quelli al centro, penso questi. Right ones. Correct. I suppose this scent does make it rather obvious. No, ovviamente. È buffa sta cosa perché il giocatore ovviamente non può rispondere basandosi sul fiuto. Quindi è simpatica come roba. Va bene, andiamo a casa di Zack, andiamo a vedere quali scemenze ci aspettano. Ah, pianoforte. Tifa, dobbiamo migliorare il nostro rapporto. See how they dry their mushrooms here? Bet they'd make for a mean stock. Doubt there's much it wouldn't improve. Soups, pilafs, maybe even a pot roast. What sort of thing would you go for? Gonna go with the pot roast. Ah, why does that not surprise me? I remember mom saying how Claudio's was the best she'd ever had. If you tell me what it was like, I could try and make it for you. Mamma, che tenerina coccolina. Non è aumentata? No, è ancora 3 tacche. Caspita, Tifa, dobbiamo... L'appuntamento si avvicina, dobbiamo essere pronti. Imagine eating Gongaga mushrooms every day.
Now that's luxury for you. Accidenti, io sono costretto a non parlare più con Tifa perché c'ha lo stesso punteggio di... Cioè, sono costretto a non parlare più con Iris, perché il punteggio è troppo simile a quello di Tifa e non va bene. 5 de Cocobo, vabbè. Giusto per strimpellare un pochettino. Tanto non può essere più difficile di quello di Barrett. E invece... Comunque, raga, è un casino. Ma voi ve le inventate le note comunque? Ma che? Ma cosa sto sentendo? Ma non è vero, non è il tema. Spartito completamente sbagliato. Io non ho capito che cosa ho suonato, ma lo sono inventato proprio. Vabbè, comunque, incredibilmente è andata meno di schifo che col tema di Tifa e Barrett. 4.500. Posso craftare qualcosa di equivalente, ma mi mancano gli oggetti per ora. Questa nuova area. Sì, ho già craftato quello che potevo con gli oggetti disponibili lì a Corel. Adesso fuori camera inizierò a andare in giro per Gongaga. Prima voglio finire tutto il capitolo, perché presumo si svolgerà tutto qui in Gongaga. Poi farò fuori camera tutta la roba. Ecco, 5 e 4. Senti, per ora vado così e sti cavoli. Poi eventualmente compro, crafto. Ah, Barrett. Once things settle down, I could see myself moving out here, living off the land. Be a nice change of pace. Just me, Marlene, and our little piece of paradise. Wonder what kind of stuff we'd end up growing. Boa, caso. Bread Shelley? Now hold on there, soldier boy. You do know they're used in love potions, right? Huh? They are? I ain't playing matchmaker for you, son. Ok, non è cambiato, quindi comunque non è sempre ovvio capire qual è l'opzione giusta se uno vuole aumentare l'affinità, che non era la mia intenzione con Barrett, quindi ok.
Ah, sempre il marmocchio. Però aspetta, questo è un nuovo continente. Quindi magari ha nuove materie. Ci sarà Yuffie qui dentro perché l'icona è viola. Sì, infatti. Bene, poi controlliamo un po' Starm per Yuffie. Sì, è proprio brutta sta cosa perché sei spinto a non parlare con i personaggi. Se sei molto fissato con questo discorso dell'appuntamento. Però, cioè, qual è il discorso? Che è il gioco stesso che sin da Calm ti introduce a questa meccanica, quindi se conosci l'originale, dici ok, allora... Per aver messo sta roba devo aspettarmi un appuntamento coi fiocchi. Devo pensare che hanno fatto un evento bello sistemato per qualsiasi personaggio ti capita o scegli. Io da giocatore penso una roba del genere, visto che vedo sto sistema, quindi sono molto portato a schivare certi personaggi per non correre il rischio la situazione in cui sono per ora, che Tifa e Iris hanno lo stesso punteggio, la stessa affinità. Did you enjoy your buggy ride? The tires are reinforced to provide traction in even the most slippery of sand, which means you can explore the dunes. This Ma stai zitto, fai un favore all'universo. Statica. Metti a usare magie pietrificanti. Esoterica. Potenzia la materia magica associata e ne prolunga l'effetto. Ecco, questa non è male, anche se per ora non ho i dati di questa regione. Materia che permette di usare un illimite per riempire la propria barra limite svuotando quella dei compagni. Beh, non è male, sai? Materia che riempie leggermente la barra sinergica dei compagni non coinvolti nell'azione quando si ricorre a un'abilità sinergica. Questa e questa invece interessanti. Soprattutto questa. Ok, Alexander, bello indebolito. Presumo non sarà difficile. Ah, il gattaccio aveva con sé delle materie quando si è unito alla squadra. Bracci, ok, forse meglio attaccarli. E fra queste materie ce n'era una che aumentava il livello della materia associata. E quindi l'ho messa a Claude su risveglio. Risveglio, quella che resuscita. Così adesso ho sbloccato Miracolo e posso resuscitare con tutta la vita. Allora, se le braccia sono intatte si protegge quasi completamente dagli attacchi e dallo stremo. Varia il carico karmico 1, 2, 3 potenziando proporzionalmente giudizio divino. Carico karmico può essere diminuito gradualmente con Esna, che io non ho, quindi so cavoli. Vulnerabile a elettrico. No, non volevo. Barrett adesso inizia la battaglia con resistenza, o non mi ricordo come si chiama. È una prerogativa che ha preso. Che sta facendo? Non lo so. Onda lucente, oh via dall'onda lucente. Vediamo Tifa, se non ricordo male. Esatto, a lei ho messo... No, ricordo male. Ancora di livello 1, niente magie, sto giro. Proprio zero. Non so che sta facendo, mi sta inseguendo, yes.
domanda d'urso non era diretta a me. Cavolo, da dove l'ha preso? Ok. E un braccettino è andato. Ok, basta fare attenzione a dove mettiamo i piedi. Stremante non ha senso, tocca fare danni per mutilare. Questi segni sul pavimento sono molto più facili da vedere rispetto a quelli degli attacchi di Fenice, che erano veramente indecenti. Accidenti, facendo un'animazione d'attacco è finito proprio lì. Tifa, curettina al tuo fidanzatino, sennò poi non ti porta all'appuntamento col Sorcerer. Ok, sono sparite le schifezze al pavimento. Occhio, perché adesso... Ok, tensione. Accidenti. Qua ho perso tempo prezioso per lo stremo. Cavolo, quanto strema la roba di Barrett. Ok, a proposito di Barrett, sinergiche no, perché solo con Tifa, che non ho utilizzato in questa battaglia. Mi basta una abilità con Tifa però, quindi intanto... Ok, adesso ce l'ha. Facciamo finale unito. Dura 26 anni e mezzo sta roba. Conferenza distruttiva sembra roba tosta. Ok, non vedo niente. Comunque meglio mettere un po' di cure. Lei non ha rigene. Allora facciamo così. Beh, per me è comodissimo stare lontano. Facciamo rigene. Rigene anche Barrett. Oh, via. Beh, se dobbiamo stare semplicemente... Oh, due volte. La roba becca tipo tutto il campo. Sì, perché finché c'è quella roba si può beccare solo con le magie o da lontano. Manca ancora tantissimo prima dello stremo, quindi io uso i danni per spaccargli le braccia e buonanotte.
posso fare intanto? Sinergiche, no? Evoco finisce a caso? Meglio Titano che fa danni ad aria. Titano ce l'ha Claude, sì. In realtà anche Shiva, cioè tutte le vocazioni fanno danni ad aria. Però Titano è anche quello più forte. Oh cavolo. Si interrompe io se gli spacco il braccio? Sai che forse io ho interrotto sul... No. Ma magari fa meno danni? No, gliel'ho interrotto ma lo sta facendo di nuovo. Credo dovrei mutilare. Impossibile. Facciamo questo sul braccio destro, gli facciamo un casino di danni. Si fa due bar. Quasi due bar. Caspita. Claude che si rialza per andare di nuovo subito giù. È andato giù proprio quello che aveva risveglio, accidenti. MP0 e allora Tifa spamma le cure. Barret, occhio dove vai. È in tensione. Oh, via. Ah, era in animazione. Chissà se in due posso farcela. Beh, spaccatevi subito limite. Ce l'avete entrambi, sì. Aspetta, meglio avvicinarsi prima perché sennò... Ah, ma ce l'ha solo Tifa? Ah no, ce l'ha anche Claude, accidenti. Che non c'è. I danni. Sinergiche. Ne manca una di Tifa. Adesso troppo tardi, non si becca i danni estremo, ma vabbè. Tanto voleva aspettare e fargliela su un braccio. Non ho più i PM infiniti. Adesso è un po' un problema perché... Oh, colonna di luce? Questa è nuova. Ah wow, le fa da tutte le colonne. Raggi punitivi. Ok, inizia a diventare davvero complicato. Facciamo energia su Barret. E Barret tu rigena. Sempre molto lunghe ste battaglie. Ah. Oh no. Caspita, qua serve essere full vita. Di così non posso fare. Ok, limite. Non ha più le braccia adesso. Senti, io gli faccio danni, non ce la faccio a riempire di nuovo la cosa, sicuro.
che si può fare, curarsi. Però non mi posso avvicinare con lei. Oh cavolo, sono in animazione. Oh. Tutti gli attacchi in sequenza adesso. Però la barra si sta riempiendo in realtà. Barra di stremo. Ah, le caspita di... Accidenti, è passata ad attaccare Alexander anziché le altre torri. Le altre colonne, ok, sono andate... Tutto la luce, non ci si vede niente. Ah, si è annullata. Attivazione di... qua vado giù. Cala. No, scherzi, ancora giudizio divino. La unica speranza è curarmi. Sperare di... Dai che è morto, dai che è morto. No, allora se muoio rage quit. Vabbè, non può farmi 3000 HP, dai. Adesso ne fa 4000, guarda. No, ok. Vai Tifa, vai Tifa. No time to celebrate. Ci ho messo 8 minuti, sì, è durata un casino. Congratulations on defeating Alexander. You rejected his judgment and rendered your own. And now his divine protection is yours to call upon. If there's anything else I can do for you. Un po'. A chi metterlo? Cosa sostituire? Quale evocazione mandare in pensione? Vediamo un po' come modifica i parametri. Aumenta le difese e gli HP. Quindi Fenice l'abbiamo presa da poco. Mi sa che mandiamo in pensione Shiva. Beh, come parametri non cambia poi molto, sai. In realtà 84 HP. Meno 4 in potenza magica. Sì, complessivamente ci guadagno. E poi... Specializzato in potenti attacchi non elementali. Prima di scomparire infligge notevoli danni magici non elementali con giudizio divino. Alexander apprende laser supremo. Fino a 4. Sì, io ce l'ho di livello 4. Va bene. Oh, eccola. Friend of yours? Come in. Please. Your eyes. You're a soldier, aren't you? Was. You wouldn't happen to know our son, would you? Zach? Are you all right? Fine. What did you say his name was? Zach. Zach Fair. Zach? Sorry. No. Our son just up and left one day, determined to chase his dreams. At first, he wrote us all the time, but... When I first saw you, I thought, maybe this is the girl he was always talking about.
if I made you feel uncomfortable. I doubt I was the only woman in his life. Charming guy like Zach. Wherever he is, I hope he's enjoying himself at least. They do say no news is good news, right? They sure do. Say, if you do happen to see Zach, would you tell him that we miss him and to please get in touch? Of course I will. We should probably be heading back, don't you think? What? Already? At least have something to eat before you go. Thanks, but we don't want to keep our friends waiting. Another time, then. Here. Capisco la preoccupazione dei genitori. Non vi preoccupate, vostro figlio è morto, ma è vivo in un'altra timeline, quindi state tranquilli. Ma aspettavo di peggio, sono sincero, quindi non è andata poi così male. La solita roba del mal di testa troppo esplicito, eccetera, eccetera. Poteva essere fatto tutto meglio. Però, a parte quello, è un po' brutto perché, detta così, perché ci siamo abituati, no? Ormai a sta cosa. Quello è un po' il problema. Uno poi si abitua e quasi non vede più ogni volta che si presenta questa cosa come il problema che è, come la cattiva narrazione che è. Uno si abitua alla cosa fatta male. Adesso io non posso parlare con lei perché ho timore che le sale il rapporto. Quanto è deficiente sta cosa? No, aspetta, però è obbligatorio perché... Ok, allora forse non è una frase di... sintonia. Hey. That wasn't very nice of me. You remember me telling you about Zach, right? At the playground? How he was my first love? Yeah. This is where he grew up, and now that I'm here, it's a lot. So when I saw someone who looked like him, I don't know, I had to say something. Didn't even occur to me to think how they would feel about it. Pretty selfish, huh? Waltzing in there, stirring up memories. You're too hard on yourself. Bet it was good for them to get it all out. I hope you're right. So, this Zach guy, you still like him? Wow. You went there, huh? Maybe. He's never given me a reason not to. Any news? Nothing. No calls, no letters. Oh. Leaving you out in the cold like this? Forget about that loser. Hmm? He's a soldier, right? Then I hate to break it to you. But if he's been gone this long, the man is dead. Cloud? Sorry. I'm gonna go lie down. Well, that clears that up. He definitely doesn't know who Zach is.
torniamo sul punto che quindi Tifa ha parlato con Iris riguardo il discorso di Nibelheim. Che non va bene. Comunque, penso sia molto molto tenero che Iris dice di amare ancora Zack dopo tutti questi anni durante i quali non ha mai amato Zack, perché non esiste la storia d'amore tra Zack e Iris nell'originale, quindi è molto tenera come cosa. Ai ai ai. Andiamo a Ninna, Claude. C'ha avuto già 37 mal di testa e 5 emicranie oggi. This is the GYC, reminding you. Don't forget to try some of our homegrown produce. Report all deemed activity to a coalition member. Però ecco, se posso fare una critica, è da un po' che non vediamo Sephiroth. E non va bene, non... No, no, no. Secondo me adesso in sonno, guarda. Sì. Sephiroth. Sephiroth. Hearing this? It's coming from the reactor. We gotta check it out. Ho sentito un rumore rombante. Qui lo dico, qui lo profetizzo. Scommettiamo che hanno reso un boss quel mostro stranissimo che c'era nell'originale vicino al reattore. Era un triceratopo meccanico, una roba stranissima. Secondo me si sono giocati la stessa carta che si sono giocati nella prima parte di Remake, dove il nemico comune della casa che uno trovava nei bassi fondi, nei Remake l'hanno fatto diventare un boss. Io la butto lì. Questo è un remake del tema musicale a Full Scale Attack. Sì. Hey, you hear that? Yeah, gotta be a weapon. Ah, ecco allora perché c'è sto tema musicale. Wait, do you know something about this? Could say that, yeah. You've been hearing it for a while? For a few days now, yeah. The Coalition tried to investigate, but some creatures kept us from getting into the reactor. Though all they did was fly around. Just the sight of those weird black wisps was enough. More than enough. Oh no, no. Ain't that something? You could see them? Yeah, of course. Why? Do you know what they are? Whispers. Well, this just got more interesting. So, when do we leave? You, young lady, are on guard duty. Oh, come on! I just want to help out! Be a part of the team! Yeah, because you've been a real team player. Keep an eye on her for us. I'll do my best. Let's just get in, take a look, and get out. Figure you, me, Kate, and Red can do that easy. Agreed? Agreed. Let's go. You guys hold down the fort. No fair! No fair! Non so se è stata una divisione
fatta in base alla forza dei personaggi. Barrett e Claude sono troppo forti. Messi nella stessa squadra fanno da paura, però così altra squadra è un po' più debole. Qualsiasi squadra dove c'è Yuffie è debole. Dico sta cosa scherzando sul personaggio, ma in realtà da un punto di vista combattivo, come sapete, non mi dispiace affatto. Comunque no, allora quel suono è il discorso della weapon, che ovviamente è una gran cazzata. Non esistono le weapon, cioè non è che non esistono, non si sono ancora risvegliate a questo punto nella storia originale. E poi sono tornati, eccoli qui, la cosa che tutti i fan dell'originale che hanno giocato la prima parte del remake si domandavano con ansia dall'inizio di Rebirth: dove sono i fantastici Numen? La migliore aggiunta nella trama di sto remake. Dove sono? Rebirth, infatti, non so se ci avevate fatto caso, ma la trama non era poi tanto bella qui in Rebirth fino ad ora. Adesso ci siamo, ragazzi. Adesso le cose stanno decollando nella giusta direzione. Io temevo un pochettino, sono sincero, Secondo me Rebirth, avevo il timore che magari non era bello. Poi, ora dopo ora, non vedevo sti Numen. Ero preoccupato, invece adesso tutto a posto, ok, tranquillo. È spettacolare. Sono sicuro che adesso anche sta parte diventa spettacolare. Meno male, uff. Ci sono i Numen, siamo a posto. Gioco dell'anno, è confermato. Ci sono i Numen, quindi siamo al sicuro. Regà, lo so che sono sgradevole. Che cazzo è quel coso? Ah, è un fungo. Porca miseria, la luminosità mi aveva fatto vedere bene. Regà, lo so che sono sgradevole quando faccio così, intenzionalmente sgradevole. È il mio modo di fare, però... Insomma, c'è neanche bisogno che mi spiego in realtà. Un arbiter di fate. They appear when destiny is about to be altered. Non è vero, non è vero, Red, vaffanculo. I thought we already changed it though. We did once. But perhaps now they preside over a new fate. Ours. And that's what you get for being curious. Nuovo destino. Nuovo destino. No, ma perché fa ridere, perché è una frase stupida, ovviamente. Sono i custodi del destino, quindi intervengono per assicurarsi che le cose vadano come vuole il destino. Le abbiamo sconfitti, però adesso stanno intervenendo perché forse vogliono difendere un altro destino. Il concetto di destino ha senso finché c'è una sequenza di eventi, la sequenza di eventi, con la S maiuscola. Nel momento stesso in cui dici che ci sono più destini, no, non esiste il destino. Quindi mi fa sorridere sta frase. Dove sto andando? Non lo so. Cosa? 633 metri? Ma siete matti? Vabbè, parecchio da camminare. L'ideale ovviamente sarebbe trovare... Dov'è la zona dove catturare i Kokobo qui a Gongaga? Sì, anche sta cosa del chi li vede e chi no è molto strana. Viene in mente ad esempio nella prima parte di remake, Rufus li vede e Tseng no. O viceversa, in questo momento non ricordo di preciso, comunque uno dei due sì e l'altro no. Ma togliete sta scemenza. Ops, saltiamo.
Sì, raga, tocca fare a piedi. Vabbè, ci godiamo un po' di paesaggio, che vi devo dire. Così quando poi farò le quest, le robe fuori camera, già saremo, cioè già vi avrò fatto vedere la zona, saremo pronti per passare alla parte successiva. Facciamo anche una bella nuotatina, ragazzi. Andiamo di qua. Beh sì, siamo arrivati al reattore, è tutta questione di capire dov'è che possiamo entrare. Comunque, ci ho pensato un po' a varie spiegazioni del perché alcuni vedono i Numen e altri no. Ho un paio di ipotesi, ma dovrei mettere, come dire, in una tabella tutti quelli che vedono e tutti quelli che non vedono, per essere sicuro di sta roba. Perché si potrebbero fare varie ipotesi, no? Magari i Numen li vedono tutti i personaggi che nella storia originale muoiono. Questa è una cosa che avevo pensato. A parte i protagonisti, perché noi sappiamo che Claude e gli altri non muoiono. C'è il discorso che Claude inizia a vederli dopo che viene toccato da Iris. Comunque, a prescindere da quale sia la ragione, ovviamente i Numen sono una gran cavolata. Nature came back swinging. That's the Mako rich land. What's good for life is great for reactors. See a way in. Whispers, though not as we know them. How you figure? Come. Eccolo. It's time. Let's follow him. Come on. We must be close by now. How much longer? We expect to arrive within the hour. Then I'd better choose a suitable toy. Will that be necessary, ma'am? Of course it will. I'll make sure that it is. Chiahahahaha! È tornata. Una risata molto più normale. Chiahahahaha e ghiahahahaha. Va bene, questi sono i Numen di seconda classe. Ma in tutto questo non ho sistemato le materie, effettivamente. Che squadra c'ho? Ecco lì, Kaizit. Guarda, una cosa che hanno sistemato un pochettino, hanno migliorato della sua presenza, il fatto che di solito va in giro senza la componente più pagliacciosa del suo aspetto, cioè quello sgorbio lì peloso. Però nel menu si vede, e da quello che ho intuito leggendo le prerogative, lo utilizza in battaglia. Si vedeva anche nei trailer. Vabbè, sistemo un pochettino qui. Addirittura nel mio let's play dell'originale Kaizit neanche l'ho mostrato, se non ricordo male. Ah no, c'è la parte dove hai per forza lui in squadra, nella prigione di Corel. Qui sicuramente avranno fatto qualche parte dove è obbligatorio averlo. Ah no, anche più avanti, anche nel secondo disco c'è un punto dove è per forza lui, quando liberano Tifa, Barrett.
Comunque, fatemi sistemare un po'. Ragazzi, andiamo. Il destino ci attende. Vediamo un po' com'è Kaizit. Usa il suo megafono, un quadrato, per sferrare attacchi ripetuti o chiamare il suo collega Moguri con pronto Moguri. Una volta in campo il Moguri colpisce automaticamente, si ritira quando non ha più PV, ma può essere richiamato subito. Alcune abilità chiamate abilità Moguri sono utilizzabili solo quando il Moguri viene chiamato in campo. Quando gli attacchi del Moguri vanno a segno, la sua bara si riempie gradualmente fino a rendere disponibili abilità di supporto come triangolo incitamento vivace. Quando Kaizit è sul Moguri, può sferrare un attacco combinato con quadrato premuto, scendere con tondo, salire sul Moguri con triangolo. Ok, faccio tipo danno ad aria costante. Ho le barre, che ci faccio? Dado tratto, abilità felina con effetto variabile a seconda del risultato del lancio di dado. Pronto Moguri. Attacca con salti offensivi, ripristina PV del Moguri finché il duetto verticale non viene interrotto con un cerchio. Fortuna scudo. Cioè, lancio note musicali che vanno appresso ai nemici. Attacco micio. Pronto Moguri, sì. Calcio volante. Diceva che attacca in automatico quando è vicino, magari. No, non mi sembra. Carica Moguri. Io ho mandato contro. Boh, raga, mi sembra veramente strano e scemo e deficiente. Comunque le barre si riempiono più con lui che con Iris. Attacco micio. I graffi. Senti, facciamola finita con questa scemenza. Senti, abbiamo visto il gattaccio. Fatemi mettere il leoncino. Facciamo a cambio di animali. Che almeno Red mi sembrava più efficace. Che sono sti cosi? Non ti posso fregarmene. Magari mi sono appena perso una materia, un'arma. There's only so much swimming a cat can take. It's just a little water. Why does everything always have to be such a pain in the ass? Sirana? Un crocio fra una sirena e una rana? Ci ho preso un casino di schiaffi comunque. Ah, scusami, ho cambiato le materie ma non ho cambiato la squadra. Aspetta un po'. No, no, gran casini, tu, ok. Ho preso un sacco di sberle, quindi curettina, please. Vabbè, basta così. Bello tankoso anche Red. Sto coso. Ah.
Ok, è il coso per depurare. Dove andrà attaccato? Lì? No! Possiamo evitare sto coso, forse no. Forse potevamo, ma vabbè. Perché non mi ha... Ah, non era un assetto pesante. Io faccio danni, me ne frega niente, tiè. Aspetta, ho fatto barra TB quando non avevo nulla. Oh, che è successo? Sanceppato! Ah, no, ok. Pensavo fosse il miracolo di Sanceppato. Sai che invece stava semplicemente caricando l'attacco. Però sembra Sanceppato. Vabbè, sta lì e aspetta. Aspetta e si becca i danni come un salame. Bello sospeso in aria in eterno. Il miracolo di Sanceppato. Vicolo cieco. Oh. Gli oggetti da battaglia non li utilizzo tipo mai. A parte ovviamente coda di fenice, gli oggetti di cura. Le altre robettine più strane non le uso tipo mai. Possiamo passargli dietro amichevolmente in silenzio, no eh? Dai, ma ha preso dietro. Posso fare l'attacco? No, ce l'ho con Tifa. Sbloccato una roba. Mi pare che non ve l'ho ancora mostrata su schermo. Questi penso siano più deboli alla magia o qualche roba un po' strana. Ecco, giochiamo un pochettino anche con Red, approfittiamone. Io direi, riempiamo le due barre. Ok. Non mi sono dimenticato. Raggio stellare. Pff, ma che roba è sta cosa? Capito, Iris? Guarda e impara. Anche tu devi evocare i cosi cosmici. Musicale dei Kingdom Hearts del destino degli Heartless del remake. Io sparo robe a caso, bam. Ok.
l'ha messo qui. Dov'è il cavo? Eccolo. Ma sicuramente non ci arriva perché c'è sto coso qui e va spostato. Anche usarla per salire qua su, probabilmente. Sì, vedo anche un corridoietto sulla mappa. Cosa di utile? No, semplicemente. Oh, forse. Oh, invece. Collare d'oro. Guarda, Red, è destino. E dai, ex soldier. No, ti sbucci le ginocchia? Vediamo un po'. Nuovo collarino per il nostro cagnolone. Ehi, cagnolone pelosone. Collare rivoltoso. Collare d'oro. Aspita, la gran spaccone. Cavolo, più 47 di forza. Ma scherzi, ha anche un casino di slot di cui due collegati. A recuperare PV alla squadra in base al consumo completo della barra rivalsa. L'abilità sembra pure forte. Oh, ti sto rivalutando, Red. 206 di forza fisica. Cosa? Lotta arriva a 186 e ha polsiera vigorosa, quella che aumenta del 10%. Qui ha quella più 5. Caspita! Sta a 166? Lotta 186, ma... sembra un po' deficiente sta roba. Ti fa 191 con polsiera potente, quindi è più forte di... Claude. Caspita, 206 è ancora più forte, ovviamente. Vediamo un po'. Vado a vedere anche le. Beh, intanto faccio le materie. Ma non ho qualcosa di nuovo da mettergli. Queste sono collegate, queste no. Vabbè, pazienza. Vediamo le prerogative. Allora. Caspita, sì, l'altra arma c'aveva la cosa utile, che la barra si riempie e più attacchi fai. Senza magica, sti cavoli. Velocizza la ricarica della barra rivalsa quando si riprendono le energie dopo un fuori combattimento. No, troppo specifica come roba. Quindi, quando si para un attacco, non mi paro mai. Con i personaggi che non sono Claude, ma va bene. E questo qui, ecco, le prerogative di quest'arma non sono un granché, ma i danni sembrano atroci. Magari è tutta acqua radioattiva, per quanto ne sappiamo. Beh sì, nel mondo di Final Fantasy VII non esistono le radiazioni, ma... Ho rotto le scatole inutilmente. Chissà
sa se fa un po' il finto tonto questa cosa riguardo Sephiroth. O davvero pensa che è morto e ste apparizioni non ci sono delle vere apparizioni di Sephiroth? Quindi Barrett pensa di fare una chiacchierata con le weapon come se fossero degli esseri senzienti che parlano la nostra lingua.